Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Alex e benvenuti nel mio canale. Oggi andremo a vedere 5 settori e 5 criptovalute di cui non potete assolutamente fare a meno per costruire un portafoglio bilanciato e pronto per la prossima bull run. Assolutamente, secondo me, non potete fare a meno di andare a guardare, perlomeno andarvi ad informare su questi 5 settori, che è veramente fondamentale andarsi ad informare. È una cosa che secondo me non va assolutamente trascurata. Prima di cominciare però vi chiedo un like, un commento e di condividere questo video se riuscite, perché anche dalla vacanza vi sto portando sempre e comunque contenuti, quindi apprezzate lo sforzo. Oggi andiamo a vedere questi 5 settori e poi degli esempi di criptovalute. Uno in particolare, che è quello che holdo di più, e poi altri esempi magari complementari. Innanzitutto parlerei del data democracy e data storage. In un mondo globalizzato come questo, il data storage, il data democracy è molto molto importante. I nostri dati hanno un valore sempre maggiore, sempre maggiore. Un settore che sta crescendo a ritmi incessanti e che entro il 2030 triplicherà la capitalizzazione di mercato del settore del data storage e data democracy. Quindi triplicherà, ragazzi, la capitalizzazione di mercato totale. Ci sono alcune criptovalute che trattano proprio di questo argomento. Cosa significa data storage e data democracy? Tutti noi abbiamo dei dati personali, tutti noi li forniamo alle varie multinazionali, che sia Amazon, Apple, tutti coloro che ci richiedono i nostri dati personali, mail, le nostre preferenze. Fateci caso, quando nominate un qualsiasi cosa, poi vi compare direttamente su Amazon, su Instagram, vi compare tutta la pubblicità di tutti i vostri interessi. Bene, pensate a una multinazionale come può essere Apple, o come può essere Amazon, o come può essere una qualsiasi altra azienda gigantesca, quanto può interessare, quanto può essere remunerativo conoscere i tuoi interessi, gli interessi dell'utente finale. Il data democracy, il data storage, è proprio un settore che tutela i vostri dati e li immagazzina nel modo più efficiente possibile attraverso la blockchain, in questo caso, visto che si tratta di criptovalute. Io personalmente detengo la mia maggior parte delle coin destinate a questo settore, la maggior parte, insomma, degli USDT, diciamo, dedicati a questo settore in Jasmine Coin, che è la coin principale del Giappone, il Bitcoin del Giappone, tra virgolette, ma ci sono tanti altri criptovalute che fanno, non dico la stessa cosa, ma comunque trattano dello stesso argomento. Jasmine, andiamo a vedere un attimo un po' più nello specifico, ma molto velocemente, poi per tutte queste criptovalute ho fatto o rifarò comunque degli aggiornamenti. Jasmine Coin in questo momento ha una market cap di 200 milioni, quindi abbastanza bassa, trovata intorno alla posizione 144 su CoinMarketCap, volume come al solito abbastanza buonino, circulating supply siamo al 97,66%, vicino al 98%, con la total supply quasi raggiunta, quasi tutta circolante, price action disastrosa, ma perché c'è stato un vesting letteralmente selvaggio di Jasmine. Per quanto riguarda il massimo toccato per market cap è stato di 1,3 billion, 1,4 billion, quindi minimo da punto in cui siamo ora 7 volte la market cap. Io penso che nella prossima bull run potremo raggiungere veramente market cap molto molto più elevate, addirittura arrivare a 10 billion, 12, 13 billion di market cap su una criptovaluta come Jasmine, che sta tentando di espandersi oltre il Giappone, e secondo me è molto molto importante andarci a buttare un occhio. Ma abbiamo anche Filecoin, abbiamo anche Arweave, abbiamo diverse coin che trattano di altri dello stesso settore, ma coin diverse. Io ho principalmente l'asset allocation su Jasmine, ma ho anche qualcosina su Filecoin. Non disdegno altri competitor, tra virgolette, anche se fanno cose leggermente diverse. Interoperabilità. Parliamo ovviamente di Quanta. Se mi conoscete, parlerò ovviamente di Quanta, ma possiamo anche parlare di Chainlink. Comunque sono due progetti che puntano all'interoperabilità, ok? Assolutamente puntano all'interoperabilità. Non riesco ad immaginare un mondo dove esiste una sola blockchain, dove esiste un solo progetto cripto, dove non esiste connessione tra il mondo reale e il mondo delle criptovalute. Beh, Quanta, Chainlink e tutte le criptovalute che trattano di interoperabilità,
fanno proprio questo. Io oltretutto ho scelto Quanta, una asset allocation molto grande. Su Quanta è la mia prima cripto per asset allocation e c'è appunto davvero tanto, tanto, tanto. Tokenomics fantastica, ne abbiamo già parlato. Volume 24 ore basso come tutte le ISO. Market cap che sta al 41esimo posto su quel market cap di 1.225.000.000, quindi siamo abbastanza bassi, un prezzo di $100 che secondo me è uno steal assoluto. Price action l'abbiamo vista, è molto buona, con un trend rialzista anche nel lungo termine, con massimi e minimi rialzisti anche nel lungo termine. La market cap massima raggiunta intorno ai 5 billion, in questo momento siamo circa a 1.2 billion, un prezzo massimo di, se non sbaglio, intorno ai 400 e qualcosa dollari, $428, siamo sotto solo del 76% rispetto allo scorso all time high. Quindi ragazzi, occhio a questa criptovaluta che può fare il suo. Altro settore, le blockchain alternative, che non sono blockchain, quindi altre tipologie di criptovalute, altre tecnologie diverse dalla blockchain, ok? E io ho scelto ovviamente Terra Hashgraph con il suo progetto Hashgraph, quindi non su rete blockchain ma su rete Hashgraph, completamente diversa, con una distributed ledger completamente diverso rispetto a una blockchain classica. Cosa cambia? Semplicemente, adesso ve lo dico un po', ve ne parlo un po' così al fumo, anche perché non è dedicato completamente il video a Terra Hashgraph, ma mentre la blockchain deve essere formata da blocchi consecutivi uniti l'uno all'altro e consecutivamente vanno portate a termine le varie transazioni, i vari consensi, vanno tutte portate a termine consecutivamente, ed Terra Hashgraph ha un organismo di consenso completamente dato al caso, affidato alla tecnologia Hashgraph. Quindi un'altra tipologia di tecnologia che in questo caso ha un supporto mediatico pazzesco, una market cap abbastanza alta, questo ragazzi è da dire perché è vicino ai 2 billion di market cap, siamo al numero 30 su quel market cap, un vesting anche qui selvaggio, ma che non ha portato a una price action come quella di Jasmine, un vesting selvaggio che è avvenuto però in molto più tempo rispetto a Jasmine, molto molto più tempo, con una price action che ragazzi anche qui è formata da massimi e minimi crescenti anche nel lungo termine, andate a vedere, massimi e minimi crescenti anche nel lungo termine, ovviamente rispettando i cicli di Bitcoin, ma vediamo come non siamo tornati agli scorsi minimi, assolutamente, assolutamente. Tokenomics sta migliorando nel tempo, 65% circolante, il 5 settembre ci sarà un nuovo vesting, un nuovo rilascio di criptovalute, quindi un ulteriore inflazionamento del token che potrebbe portare a un eventuale ritracciamento, e io sto già aguzzando la vista per andare a fare un altro ingresso su Terra Hashgraph, che è una delle criptovalute dove ho l'asset allocation più esposta. Passiamo a Layer 1 o a Layer 2 o quello che preferite, io in questo momento come Layer 1 scelgo Algorand, nonostante la price action, che ve la mostro qua, disastrosa, siamo tornati praticamente ai minimi raggiunti storicamente nel 2020, con 11 centesimi di valore, price action veramente disastrosa, ritracciamento del 96% con un inflazionamento non buono, sicuramente il marketing non è il punto forte di Algorand, ma andiamo a vedere la market cap, se riguardiamo la market cap, beh, la price action non è poi così disastrosa, questo prezzo raggiunto a $3.15 è molto molto fuorviante, diciamo questo è stato il prezzo al lancio con un vesting veramente ridicolo. Anche qui stiamo inflazionando un po' il token, non ai livelli della Hashgraph, stanno cercando di rilasciare molto lentamente le coin, molto molto lentamente. Anche qui il progetto fantastico, completamente italiano, portato avanti da Silvio Micali, molto molto buono. Volume 24 ore basso, tutte le ISO, tranne Terra Hashgraph in questo momento, che è un bel volume di 24 ore, una market cap che è scesa sotto il billion, infatti si trova nella posizione numero 46 su CoinMarketCap. Sotto il billion e a questo prezzo, secondo me, è assolutamente uno steal. Super green, super veloce, super economica, già utilizzata in alcuni paesi dell'Africa, in alcuni paesi del terzo mondo, ma sta già venendo utilizzata per sfruttare al meglio i pagamenti e le transazioni in Bitcoin. Partner con la Banca d'Italia, quindi ragazzi, non si tratta proprio di un
di una criptovaluta lasciata lì al caso. Non sono molto bravi a fare, può farsi pubblicità, questo è poco, ma sicuro alcune partnership sono saltate in momenti molto particolari. Dovevano avere una partnership con la Formula 1, saltata, poi riagganciata, poi risaltata, poi riagganciata, e questo fa perdere un po' la testa agli investitori. Poi dovevano avere una partnership, uno spazio pubblicitario sui mondiali di calcio, una partnership saltata poco prima dell'inizio dei mondiali di calcio. E anche lì gli investitori gli dato alla testa, è ovvio che sia così, non sono stati bravi sicuramente con la pubblicità. Comunque la loro community è abbastanza grande, Algorand è riconosciuta già nel mondo e io penso che potrà fare veramente veramente tanto. Una stessa Curran ha raggiunto 12 billion, per me i 50 billion sono assolutamente in play in questo momento, i 50 billion sono assolutamente in play. Andiamo con l'ultimo settore, quello dell'AI, ovviamente, che è il settore che tutti probabilmente stiamo aspettando, che tutti possiamo osservare. È il settore trainante di questo periodo e sicuramente uno dei, molto probabilmente, uno dei prossimi trend. Okay? Uno dei prossimi trend. Potrà esplodere? Sì, potrà essere un buco nell'acqua? Sì. Non lo sappiamo, ma c'è la possibilità che sia un trend che possa essere portato avanti anche nel futuro. Io, tra tutte le criptovalute, ho l'asset allocation più esposta su The Graph, ho anche Ajix, ho anche Fetch AI, ma e sto valutando anche un ingresso su Render, però sono molto più esposto su The Graph in questo momento. The Graph la conoscevo già prima, ci investevo già prima che integrasse la sezione AI, e la reputavo già un'ottima cripto su cui investire. Anche qua aveva una price action abbastanza disastrosa dovuta però al vesting, che anche qui è stato abbastanza massive, abbastanza impetuoso. Market cap invece ha un grafico leggermente diverso, ovviamente il prezzo qua su in alto è molto fuorviante perché il vesting era veramente ridicolo. Abbiamo visto come tutti il picco della market cap intorno ai 5,6 billion, ma anche qua siamo sotto un billion, se non sbaglio, sì, siamo leggermente sotto un billion di capitalizzazione del mercato. Abbiamo, secondo me, spazio tranquillamente di poter arrivare anche a 20 billion. The Graph è semplicemente il Google Translate, lo chiamano così, Google Translate del blockchain, semplicemente serve per tradurre da un linguaggio all'altro e far cooperare, funzionare con i vari linguaggi, i vari blockchain insieme. Quindi è sia interoperabilità che subgraph, quindi crea dei sublayer di scrittura, sublayer di blockchain che mettono in contatto due blockchain e le fanno tradurre per farle cooperare insieme. È molto molto particolare come cosa, ma estremamente utile, e viene utilizzato per far cooperare e collegare più blockchain con linguaggi di scrittura diversi, per esempio Ethereum e Cardano, diciamo un esempio proprio macroscopico, ok? Benissimo. Qui io scelgo The Graph, come al solito, ma ci sono tante alternative e ve le ho nominate. AGI, Ajix, può essere Render, ci sono tantissime AI, Vector Space, che però è un po' più piccolina, Biot, ce ne sono tante, 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 qui veramente potete sbizzarrirvi, ok? Come Layer 1, scusate, al posto di Algorand, Layer 2, come preferite, potete optare eventualmente per Solana, super veloce, e tutto quello che conoscete, insomma, ormai di Solana abbiamo già parlato diverse volte. Penso però che Algorand, avendo praticamente un decimo della market cap di Solana, possa avere più possibilità di fare moltiplicatori rispetto a Solana. E onestamente la rete di Algorand non va giù ogni settimana, ogni 10 giorni, onestamente. Questi sono i 5 settori e le 5 criptovalute che di conseguenza io holdo personalmente e maggiormente. Fatemi sapere quali sono i vostri settori e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!